Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, parliamo di Milik. Tanto ragazzi, vedrete in copertina, quindi ve lo dico subito di che parliamo, perché ci sono novità sul mercato della Juventus. E se avete visto il video di questa mattina, poi capirete di cosa stiamo parlando. Ragazzi, però, come sempre, vi invito a mettere like a questo video perché i like, ragazzi, sono importanti. Like, commentate il video sempre dopo averlo visto per intero. Condividete il video, ragazzi, e iscrivetevi al canale. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 1020 entro la giornata. Me ne mancano soltanto 5 o 6. Quindi, vediamo se riusciamo ad arrivare a 1020 iscritti, ragazzi. Quindi, io sono molto contento e vi ringrazio immensamente per quello che state facendo per me. Perché mettere like, iscriversi e commentare è la cosa migliore che potreste fare per far crescere il mio canale, ragazzi. Allora, ragazzi, andiamo a leggere qua di Milik, che io, diciamo, alla fine non mi dispiace. Arek Milik sembrava essere tra i calciatori fuori dal progetto di Thiago Motta, con la dirigenza bianconera che ha cambiato i piani sul polacco. Ci sono anche altri giocatori che si pensava essere fuori loro, tipo Locatelli. Locatelli è rimasto e, ripeto, io ho visto le partite, non ho visto nessuna differenza dall'anno scorso, però se avete visto i miei video precedenti, adesso non ricordo se è tipo 15 giorni fa, andate indietro lo troverete, ho fatto un video dove dicevo dovrei chiedere scusa a certi giocatori perché Thiago Motta era rimasto entusiasta sia di Miretti che di Locatelli. Ok, tutti noi pensavamo che erano, come si diceva anche tra youtuber, tra anche giornalisti, si diceva che Miretti era sulla via dell'uscita e anche Locatelli aveva avuto delle proposte e non era più sicuro di rimanere alla Juventus. Invece, ragazzi, sono rimasti e speriamo bene. Quindi dicevo di Milik che la Juventus ha cambiato idea e ora sembra che rimanga alla Juventus come vice Milik, come vice Vlahovic. Le situazioni infatti decisamente ingarbugliate in casa Juventus sono ancora molte, quando calendario alla mano mancano una settimana in Serie A contro il Como e 3 settimane al termine della sessione estiva di calciomercato. Da monitorare c'è anche la situazione che riguarda Milik, ovvero un giocatore che la Juventus aveva messo sul mercato e ora sembra aver cambiato idea. Milik ha anche recuperato dall'infortunio al ginocchio, partito contro la Polonia, e che l'ha costretto a saltare Euro 2024. Era l'amichevole prima che iniziasse l'Europeo. Dopo l'operazione al menisco, la classe 94, quindi ha 30 anni, quindi non è più giovane, però diciamo che se fa il Milik, ovvero il primo anno alla Juventus, tanta roba. Ha intrapreso il proverbiale percorso del recupero ed è tornato finalmente a disposizione, riprendendo regolarmente gli allenamenti alla Cotinassa, quindi non è un fuori rosa, ma sta giocando con gli altri compagni. Come anche Chiesa, ragazzi. Anche lì poi sarebbe da aprire un altro capitolo, ma lasciamo perdere, ora parliamo di Milik. Il futuro sportivo di Milik però rimane un nodo tutto da sciogliere. Dopo Thiago Motta, dopo l'amichevole con il Brest, l'ha incluso nella lista dei giocatori che potrebbero non far più parte del progetto tecnico e che di conseguenza sono chiamati a cercare possibilmente e trovare soluzioni alternative. Però gli ultimi sviluppi di mercato, attenzione, l'ex Napoli rimane sulla lista dei partenti, però è proprio dagli intrecci del calciomercato che potrebbe arrivare un assist buono per rilanciare le proprie quotazioni in bianconero. Se andate a sentire poi Giovanni Albanese dà per certo che Milik rimanga alla Juventus. È un messaggio, un video di questa mattina, se andate a vedere Giovanni Albanese lo dice proprio, ha detto tranquilli, ovvero ha detto so per certo che la Juventus non venderebbe più Milik.
La Juventus poi, dopo aver visto sfumare Todibo, ha ancora diverse priorità sul mercato da sbrigare su tutte le caselle del, su tutte le caselle del difensore, del trequartista, degli esterni e di attacco. Di conseguenza i tempi e i margini per portare a Torino anche un vice Vlahovic potrebbero non esserci o comunque essere molto ridotti, perché ragazzi mancano 20 giorni fino al calciomercato, una settimana all'inizio del campionato. E c'è tanto da fare, ragazzi, perché prima di tutto c'è da trovare un difensore. A quel punto la Juventus potrebbe pensare di ritornare sui suoi passi e affidare nuovamente a Milik il ruolo di backup del centravanti serbo, una mossa che andrebbe a colmare una delle tante lacune presenti in rosa, evitando un'ulteriore spesa. In tal senso, l'avvicinarsi inesorabilmente, scusate, alla fine del mercato non fa che aumentare le chance del centravanti polacco. Io ripeto, Milik, il primo anno alla Juventus mi è piaciuto moltissimo, non poteva essere da meno perché, non so se vi ricordate, al Napoli era fantastico. Poi lì ha avuto due interventi gravi, due infortuni gravi. Ovviamente, ripeto, il primo anno è stato molto decisivo. Poi, l'anno scorso, dopo l'infortunio che aveva avuto, mi sembra, alla schiena, alla spalla, non era più ritornato quello di un tempo, anche se le ultime partite, bene o male, si era ripreso. Ripeto, i tempi sono ridotti per il mercato. La Juventus ha un budget ridotto da spendere. Se non vendi, non compri. Ok? Non riesce a vendere Kostic, anche se lo vuole Crystal Palace. Non riesce a vendere McKennie, forse potrebbe andare. Non mi ricordo adesso se è a Fenerbahce, se solo se passa i turni preliminari di Champions League. Comunque, se non riesci a vendere giocatori, non puoi neanche comprare. Ripeto, guardate il video questa mattina, questo video, diciamo, è una conseguenza anche, se hai Milik a disposizione, che conosce comunque il mondo Juventus, conosce Vlahovic, conosce altri compagni, è più facile far rimanere lui, e sapendo che deve fare il comprimario oppure fare la panchina per Vlahovic, ma giocherà diverse partite perché sono più di 60 partite quest'anno, 70 se non so, e è impensabile che Vlahovic le giochi tutte quante. Ok, avremo un giocatore comunque di esperienza che sa comunque tenere la palla, la sa coprire la palla. Non vedo motivo perché comunque privarsene, visto che sul mercato non riusciamo a trovare delle varie alternative, non riusciamo neanche a trovare degli esterni d'attacco. Sembra forse fatto Nico Gonzalez, e io ripeto qui, Nico Gonzalez, molta gente non entusiasma, ripeto però, è un giocatore che conosce la Serie A. Non è male, ok? È un, lasciamo perdere la parola fantasista, però è uno che sa fare i dribbling, ragazzi, lasciate perdere, che comunque tra tutte le cose, perlomeno è un giocatore, ripeto, che conosce la Serie A. Quindi bisogna avere giocatori concreti, non fenomeni, perché non possiamo averci dei fenomeni, ma ripeto, tenersi Milik a questo punto per me penso che sia la cosa non migliore ma giusta, affinché sempre che tu poi non trovi delle occasioni interessanti per avere due esterni d'attacco di cui tra cui uno possa fare sia l'esterno che il vice Vlahovic. Se non lo trovi, abbiamo già in casa l'alternativa. Ok, poi ripeto, ho fatto un lapsus questa mattina, il video dei difensori, ok, la Juventus sempre sul difensore, però dicevano la Juventus non ha un centrale, ha Cabal. Cabal è stato preso per la panchina, però per me quest'anno può ritagliarsi un bel spazio della Juventus perché l'ho visto nelle partite. E devo dire, nel precampionato, e devo dire che non è assolutamente male. Ok?
Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate. Mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 1020 iscritti. Vi ringrazio immensamente. Fino alla fine, Forza Juventus. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.